Io credo che dopo oggi, dopo tutte le figure di merda che stiamo accumulando in questi anni, veramente ai tifosi della Roma, qua allo stadio, da casa, chi la segue sul live score, qualsiasi tifoso veramente deve, non so, ci devono dare una medaglia, un premio, un vitalizio ad onore, ma un qualcosa, perché veramente essere costretti a guardare continuamente, ma con una frequenza clamorosa, queste figure di merda, anno dopo anno, senza mai veramente una soddisfazione vera, che non sia una partita ogni 50, veramente è un qualcosa di scandaloso. Oggi ti trovi 3-1 contro una Juventus veramente impresentabile, facendo una buona partita, perché la Roma sta facendo una buona, ottima partita, devo dire. Ma poi cosa ti scatta nel cervello per uscire totalmente mentalmente dalla partita e farti fare 3 gol in 9 minuti? Cioè, ma dove siamo? Poi abbiamo l'occasione che una volta che il VAR vede quello che deve vedere, io ovviamente non ho visto l'episodio, sei andato addirittura a rivederlo dopo essere stato richiamato, sicuramente era netto, e ovviamente sbagliamo un altro rigore importante dopo quello dell'andata di Veretout, sempre con la Juve, e questi errori di personalità e di tecnica poi alla fine si pagano, non c'è niente da fare. Pellegrini, gran partita, però poi rigore importante che serve lo sbaglia, Veretout all'andata lo sbaglia, anche quando ce li danno li sbagliamo, e allora ragazzi, siamo pure noi, io allora, oltre agli arbitri, a meritare questo posto scandaloso in classifica, 32 punti in 21 partite, un qualcosa veramente da neanche un punto e mezzo a partita, cioè veramente siamo messi veramente male, perché anche quando sembra che ci stai, che qualcosa forse, niente, arriva subito la realtà pronta a sbatterti in faccia il livello mediocre di questa squadra. Purtroppo c'è anche da dire che Mourinho fino adesso non ha inciso, non sta dando quello che mi aspettavo, perché veramente io da lui mi aspettavo veramente tanto, però veramente così non va, perché non si vede nulla di quello che dovrebbe e potrebbe trasmettere alla squadra. Non si può vedere per 20 minuti, 30 minuti, poi sparire, poi rivederlo dopo 3 partite, non va bene per niente. La Juventus oggi veramente era con delle assenze, giocava Rugani, giocava De Sciglio, McKennie, Bentancur, Chiesa è uscito, giocava Ken, insomma era fattibile, e infatti stavi 3-1 fin quando il cervello di questi eroi tra virgolette in maglia giallorossa ha tenuto. Poi sono psicolabili, probabilmente è uscito fuori un qualcosa, boom 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 boom, 3 gol in 9 minuti. Poi rigore, espulsione contro la Juventus, lo sbagli, non crei poi più niente, veramente. Vero, a Roma ha fatto una buona partita fino al 70esimo, però un calcio d'angolo, una punizione e un tiro deviato, e poi un rigore e l'occasione. Per il resto veramente poca roba, a livello di gioco 0, la Roma non ha gioco da inizio anno e continua a non averlo. Intensità per un tempo è qualcosa, veramente siamo costretti sempre a continue figure di merda, sempre, veramente è frustrante, è veramente, ti demoralizza, perché c'è un amore gigantesco per questa maglia, però veramente rappresentata in maniera indegna e orribile continuamente, quasi da sempre, veramente, tranne qualche annata qua e là, da giocatori veramente indegni. Cioè, Ibañez come fa a giocare in Serie A, uno con quei piedi, con quel mancino? Cioè, il mio mancino, che non sono capace, è meglio di quello di Ibañez. Ma com'è possibile? Questi fanno 24 ore al giorno solo questo. Come cazzarola è possibile che questi non sono capaci a fare un passaggio a 5 metri, 10 metri? Chiudiamo con due o tre cose scandalose viste alla fine della partita. Lo schema di Abraham su punizione, la tocca e si fa arrivare il giocatore vicino, quando la devi solo tirare in porta, mancano 2-3 minuti alla fine. Majoral che in area di rigore ci mette 72 anni prima di tirare, e Majoral sempre che si mette a battere un calcio d'angolo, forse il primo della sua carriera, lento, morbido, quando la devi tirare una bella saetta dentro l'area e sperare in qualche cosa.
io vi saluto da qui, da un gelido olimpico oggi, vi saluto, un abbraccio a tutti i romanisti, perché veramente siamo gli unici tra la società, i giocatori, l'allenatore adesso, siamo gli unici veramente che meritiamo tanto, e non otteniamo niente. Non ci frega niente perché l'amore resterà sempre, ma speriamo veramente che verrà un giorno in cui verremo ripagati di tutto questo, con qualche trofeo importante, con qualche squadra finalmente all'altezza. 3-4 dopo che stavamo 3-1 contro la Juventus. Assurdo. Ciao a tutti, amici.